Ragazzi, figli del YouTube, 8 novembre 2019, Electronic Arts ci riproverà. Finalmente, ragazzi, avremo per le mani un nuovo incredibile capitolo di Need for Speed. Questa volta il titolo si chiama Need for Speed Heat. E ragazzi, questa volta sembra che Electronic Arts ci abbia lavorato davvero tanto. Questo potrebbe essere davvero il ritorno di una grandissima serie che, pensate, ha all'attivo quasi 20 titoli differenti. Un titolo che uscirà per PlayStation 4, Xbox One e PC. E dato che questo videogioco dovrebbe segnare un ritorno alle origini, il grande comeback di questa grandissima saga, beh, quest'oggi siamo qui per scoprire che cosa ci può offrire, quali sono le news, le curiosità, insomma, questo titolo è da comprare oppure no? Benvenuti in un altro grandissimo video di Top of Gaming. Io, come sempre, vi auguro di godervi il video, ma soprattutto lasciare un piccolo like se vi è piaciuto. Grazie mille a tutti. E che dite ragazzi, iniziamo subito con le notizie belle e appassionanti, e allora vi dico subito che Need for Speed Heat è un titolo che ci riporta ai titoli passati. Quindi ragazzi, torna la polizia, torna l'incredibile intelligenza artificiale, tornano le gare clandestine e torna soprattutto la possibilità di tunare le nostre macchine come meglio crediamo. Ragazzi, le ambientazioni di questo nuovo incredibile open world, di cui sfortunatamente però non abbiamo ancora una grandezza, sono a dir poco incredibili. Sembra che il videogioco sia di una grandezza molto ampia, che le possibilità di gare si differenziano tra notte e giorno, e ovviamente avremo le gare clandestine di notte e le gare legali di mattina. E questo, ragazzi, se conoscete questa saga sin dai suoi albori, è un grandissimo ritorno al passato. Abbiamo parlato del ciclo notte e giorno e di come la mattina siamo dei bravi piloti che gareggeranno in pista e gareggeranno per avere incredibili nuovi premi, mentre ragazzi di notte saremo un po' più briconcelli e andremo in giro con la nostra macchina a sfrecciare in mezzo ai palazzi, in mezzo alle strade, dove ovviamente arriverà anche la polizia. Ma approfondiamo un attimino i discorsi, perché alla mattina ragazzi avrete la possibilità di vincere numerose coppe, numerose competizioni che vi daranno la possibilità di sbloccare nuovi incredibili veicoli, mentre alla sera ragazzi c'è un sistema completamente diverso che si basa sulle reputazioni. Più voi farete casino, più voi vincerete, più voi riuscirete a farvi un nome durante le gare clandestine, ecco che la vostra reputazione aumenterà. E ragazzi, all'aumentare della vostra reputazione ovviamente aumenterà la stima dei piloti verso di voi, ma non quello della polizia, che diventerà sempre più aggressivo. Ed ora focalizziamoci sulla polizia. Come sicuramente avrete capito, è un punto di forza di questo Need for Speed Heat. E ragazzi, ve l'ho già spiegato, quando voi aumenterete la vostra reputazione notturna durante le gare clandestine, allora anche la polizia non solo si farà sempre più numerosa, ma dedicherà delle forze aggiuntive per potervi catturare. E ragazzi, non stiamo parlando di un'intelligenza artificiale che vi seguirà e basta. Si tratterà di un'intelligenza artificiale in grado di adattarsi a quello che voi farete. Quindi tenderà a mettere delle macchine più veloci se voi cercate di sfuggire, oppure creerà delle task force con delle macchine più blindate se la vostra strategia per evitare di essere arrestate è quello di speronare le macchine. Ovviamente però le tattiche della polizia non si fermano a questo, perché sì, ci sono mezzi più o meno numerosi, mezzi più o meno blindati, ma poi ci potrebbero essere posti di blocco. Poi ovviamente ragazzi spetta a voi decidere come muovervi. Volete seminare la polizia oppure preferirete nascondervi? Ragazzi, spetta a voi ovviamente la scelta, dipende tutto dal vostro modo di giocare. E se parliamo di Need for Speed, allora ragazzi adesso dobbiamo addentrarci nel mondo delle macchine e delle personalizzazioni, perché questo è il punto forte di questo racing game. Ragazzi, Need for Speed Heat non sappiamo ancora quante macchine avrà a disposizione. Sappiamo che esistono delle macchine che tutti avranno a disposizione, e poi ci saranno quelle ovviamente contenute nella Special e nell'Ultra Edition. Quello che vi posso dire è che ci sono macchine per tutti i gusti. Si va tranquillamente dalle supercar, alle hypercar, alle muscle car, alle macchine moderne, alle macchine diciamo antiche. Insomma, ognuno in base ai propri gusti potrà scegliere il veicolo che più
vuole. E ovviamente, ragazzi, questi veicoli potranno essere utilizzati in tutte le gare, sia quelle notturne sia in quelle diurne. Ma cosa più importante, voi potrete personalizzare ogni singolo bullone della vostra auto. Si parte, ragazzi, dal colore della vostra carrozzeria, per poi arrivare ai cerchi in lega, per poi arrivare agli scarichi, per poi arrivare ai freni e naturalmente ai fari, per poi andare sempre più dentro la macchina, quindi dentro al motore, trasmissioni, freni e ovviamente NOS. Questo, ragazzi, ovviamente ci permetterà di poter scegliere il nostro mezzo ideale con le prestazioni che vogliamo e soprattutto con la grafica che noi vogliamo, ed è questo senza alcun dubbio la parte più bella in assoluto di questo videogioco, che ci permetterà poi di utilizzare la nostra macchina ovunque noi vogliamo. Ma se pensate, ragazzi, che le notizie siano finite qui, beh, adesso dobbiamo entrare un attimino di più in questo open world. Vi ho già spiegato come il titolo, ragazzi, sì, ci permetta prima di mattina di poter girare su pista, ma la notte, ragazzi, ci permetterà di girare in un grandissimo open world. Ma la vera domanda è, in questo open world, oltre la campagna single player, cosa si può fare? Beh, ragazzi, statemi bene ad ascoltare, perché ovviamente le gare non saranno semplicemente di corsa, ma alcune, ragazzi, vi permetteranno di sfuggire, altre invece saranno incarichi particolari per avere un pezzo o una macchina molto particolare. Ci sono missioni primarie e missioni secondarie e ovviamente, ragazzi, ci sono le classifiche multigiocatore, le classifiche online e il livello di difficoltà che si adatterà in base alla vostra abilità di guida. Mischiate tutto questo e ovviamente anche voi capirete che in qualunque parte della mappa voi vi troviate, con qualunque missione voi abbiate a che fare, il livello di sfida sarà sempre tarato perfettamente in base a quello che sapete fare con il volante. E per finire, ragazzi, parliamo di multiplayer e soprattutto microtransazioni, perché se parliamo di Electronic Arts e parliamo di Need for Speed Heat, allora questa fastidiosa parolina viene a trovarci. Ebbene sì, ragazzi, il titolo, anche se non è uscito, è già stato fortemente criticato perché all'interno presenterà tantissime microtransazioni. Ma io sono qui per rassicurarvi, perché le microtransazioni, ragazzi, saranno solo e solamente estetiche, oppure per comprare delle macchine molto particolari. Questo ovviamente, ragazzi, non toglie nulla al titolo, semplicemente si tratta di alcuni effetti grafici, alcune personalizzazioni estremamente particolari che dal punto di vista del gameplay, ragazzi, sono pura estetica. Mentre per quanto riguarda i piani futuri di sviluppo e aggiornamento di questo videogioco, ragazzi, Electronic Arts non ci ha ancora fatto sapere nulla. Quello che vi posso dire, ragazzi, è che il titolo è giocabilissimo sia offline ma ancora di più online, dove ovviamente potrete scontrarvi con i vostri amici, potrete collaborare con i vostri amici, oppure potrete gareggiare contro tutti i piloti sparsi per il mondo. Ed è così, ragazzi, che finisce questo video, ma io sono curioso di sapere cosa ne pensate. Lo comprerete questo videogioco oppure no? Siete curiosi oppure no? Beh, fatemelo sapere nei commenti e noi ci vediamo in un prossimo mega video. Ciao!